Ciao ragazzi, siamo Mauro e Antonio di 55, Winston 55. Oggi prepariamo insieme un timballo di anelletti siciliani con melanzane. Ed ecco qui i protagonisti della ricetta di oggi, gli anelletti siciliani. È un formato di pasta tipico della zona del palermitano che si usa per fare in genere la pasta al forno. Sì, va bene, ma se io non trovo gli anelletti siciliani? Mauro, non preoccuparti, qualsiasi tipo di pasta corta per questa ricetta andrà benissimo. Quindi cuociamo in acqua salata i nostri anelletti, scolandoli 3-4 minuti prima del tempo di cottura indicato sul pacchetto. Cotti gli anelletti, condiamoli con abbondante salsa di pomodoro e basilico. Mauro, secondo me questa ricetta verrebbe bene anche con un bel ragù di carne o un bel sugo di verdure, che ne pensi? Sì, Antonio, penso che hai avuto un'ottima idea. Questa ricetta si presta ad essere personalizzata in 100 modi diversi. Condita la pasta, è arrivato il momento di formare il nostro timballo. Prendiamo una teglia circolare con cerniera del diametro di 24 cm e con le melanzane fritte cominciamo a foderarla partendo dai bordi. Disponete le melanzane in verticale facendole sbordare dalla teglia, avendo cura di accavallarle leggermente l'una all'altra, così come vi mostro nel video. Formata la corona del timballo, non ci rimane che foderare con le melanzane anche il fondo della teglia. Ed ecco qui la base del timballo pronta. Fatta la base di melanzane, riprendiamo la pasta che abbiamo condito in precedenza. Versiamone metà dentro la teglia e compattiamola leggermente sul fondo aiutandoci con il mestolo. E ora sbizzarriamoci con il ripieno. Per prima cosa metterò la mortadella. Ragazzi, io metto la mortadella perché mi piace tantissimo, ma mi sembra chiaro che voi potete mettere tutti i vostri salumi preferiti. Che pasta al forno sarebbe senza mozzarella? Così come vedete dalle immagini, io la spezzetto direttamente con le mani e faccio in modo che ogni centimetro quadrato della mia teglia sia ricoperto di mozzarella. Diamo adesso una nota cremosa al nostro timballo, aggiungendo la besciamella. Ragazzi, so che molti non la gradiscono, tranquilli, se non vi piace non mettetela, il timballo verrà buonissimo lo stesso. Copriamo adesso il tutto con una bella spolverata di grana, che darà ancora più gusto, come se ce ne fosse bisogno, al nostro timballo. Versiamo adesso qualche cucchiaiata di salsa, che renderà più umido e succulento il ripieno del nostro timballo. E infine è arrivato il momento di richiudere il tutto con il resto della pasta che avevamo messo da parte. Ragazzi, è importante compattare per bene il tutto, aiutandoci con un cucchiaio. Fate in modo di non avere spazi vuoti all'interno della teglia. Richiudiamo adesso le melanzane che sbordavano dalla teglia. Facciamo loro abbracciare tutto il ripieno che abbiamo creato. Ed infine facciamo il coperchio del nostro timballo con qualche altra fetta di melanzana fritta. È arrivato il momento di cuocere il nostro timballo, mettetelo in forno statico a 180 gradi per 30-35 minuti. Ed ecco sfornato il nostro timballo. Mi raccomando, lasciatelo ben intiepidire, togliete l'anello dalla teglia e servitelo in tavola. Devo dire che i timballi di pasta sono proprio belli da vedere. Questo poi con il suo scrigno di melanzane fritte all'interno di anelletti è proprio siciliano al 100%. Ovviamente ogni famiglia qui in Sicilia ha la sua ricetta di anelletti al forno e tutte sono buone, una più buona dell'altra. Questa è la nostra versione. Mauro, ne è valsa la pena friggere quintali di melanzane? Guarda, è stata dura con il caldo di questi giorni,
Però il risultato vale ogni sforzo. Ma secondo te si può fare con le melanzane grigliate? Ma sì, certo che si può. Ma vuoi mettere il fascino della melanzana fritta? Ok ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Gli anellecchi al forno sono un classico della cucina siciliana, ma noi oggi ve l'abbiamo proposto in una maniera un po' diversa, rinchiusi in un prezioso scrigno di melanzane fritte. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi raccomando, metteteci tanti pollici in su, condividetela con tutti i vostri amici, su tutti i vostri social. E Antonio, il momento più bello del video. Noi che mangiamo i nostri anelletti al forno. Ciao, ciao ragazzi, alla prossima!